di mare, di andare in spiaggia, vale per lei ma anche per lui. Sono sempre di più i ragazzi e gli uomini che studiano il proprio look per l'estate. Anche i costumi sono diventati un capo di tendenza. Torniamo in centro storico a Modena, entriamo da Effetto Andrea, nuovo punto di riferimento per l'uomo che offre un vasto assortimento di pigiameria intimo maschile e anche beachwear. Andiamo a scoprire che cosa andrà dunque per questa estate. I colori che vanno per la maggiore sono sicuramente il bianco e il blu, e diciamo che le aziende che tratto io hanno sicuramente puntano molto sulla qualità e su un tessuto che sono il cotone, il filo di Scozia. Eccoci pronti allora per le vacanze, facciamoci consigliare da Andrea anche per il look più giusto da spiaggia, a partire dal costume da bagno. Tantissime fantasie, quindi quest'anno si sta puntando soprattutto sugli animali marini, per tutto ciò che riguarda la salvaguardia anche degli animali marini, e quindi c'è questo aspetto in più che è comunque qualcosa che valorizza ancora di più la qualità del prodotto. Borse di paglia, ciabattine pelose, anche la donna vuole essere la moda per l'estate, e da Pellicceria Cavazzuti c'è sempre qualcosa di nuovo per ogni stagione. Per avere qualcosa di particolare, di esclusivo, però ecco queste borse, borsine in paglia decorate con pompon, frange, dettagli di pellicce o perline. Il colore va per la maggiore, come in queste clutch da Cavazzuti trovi quello che non ti aspetti. Dopo le ciabattine di pelo, che restano sempre di tendenza, ora arrivano anche le infradito di paglia o le minorchine con fascia fuori. Il lavoro insomma va avanti e propone questi divertenti flash estivi. Una costante tutto l'anno invece è quella di rimodellare i capi che abbiamo nell'armadio e magari non usiamo più. La filosofia del riciclo oramai imprescindibile. Da Cavazzuti Pellicceria lo studio di nuovi modelli è quotidiano, come nel caso di questi bomber reversibili in tessuto tecnico, antipioggia e visone. Riuso al centro della filosofia anche di Laura Morselli, titolare Artemisia, un vero e proprio atelier dove si realizzano pezzi d'arredo esclusivi. Laura ci racconta com'è nata questa idea così di moda in questo momento. È nata durante il lockdown, già comunque nell'idea da sempre di non trovare piacere nel buttare via le cose, ho pensato di voler dare una nuova vita un po' a tutto quello che ci circonda, perché siamo arrivati a un punto di non ritorno quasi, per cui insomma dovrebbe diventare un po' anche una filosofia di vita un po' per tutti. Per me è diventata una nuova possibilità, una seconda vita anche per me, non solo per le cose che faccio. Come riutilizzare dunque pezzi difficili da smaltire per arredare la casa? Tante le proposte curiose, ma decisamente glamour. Il riutilizzo delle autoclavi, che sono comunque pezzi molto ingombranti nell'ambito comunque dello smaltimento, e quindi sono nati dei mobili con luci, vetri, insomma da poter mostrare un po' con orgoglio nelle nostre case, come vetrine per i liquori o per i libri.